Recanati, ottobre 1473. Io, il cardinale Anton Giacomo Venieri, posso asserire che il mio palazzo è così maestoso e nobile che il comune di Recanati, ritenendolo una delle meraviglie della città, ha finanziato parte dei lavori. L'elegante progetto di Giuliano da Maiano, conosciuto per mezzo di Lorenzo il Magnifico, è visibile nell'armonico cortile centrale, che si affaccia su un panorama straordinario. Marzo 1770. Io, architetto Pietro Augustoni da Como, oggi ho incontrato il conte Roberto Carradori e a poco ho compreso il suo desiderio di rinnovare la struttura. Lo scalone sarà in stile classicheggiante, con linee eleganti e sobrie. Restituire a questa dimora il suo antico prestigio, valorizzare il paesaggio e le dolci colline che si allungano fino al mare. Penso che aggiungerò qualcosa nel cortile. Un timpano con un'iscrizione, magari un orologio. Maggio 1838. Ecco, finalmente varchiamo la porta dei nostri alloggi ed è solo meraviglia ciò che sento. Nulla manca per la nostra felicità, neppure una piccola cappellina. L'orlo del mio abito bianco sfiora il pavimento. Osservo con meraviglia i dipinti realizzati per le mie nozze. Sono scene mitologiche di rara bellezza e davanti a tanta armonia non posso trattenere un sorriso. Io, Laura Simonetti, guardo con affetto il mio sposo accanto a me, Antonio Carradori, e lo ringrazio per tutto questo. La sua famiglia ha molto incrementato la biblioteca di rari e preziosi volumi e ha chiamato Francesco Saverio Moretti, il pittore che preferisco. Moretti, uomo affabile e gentile, ci mostra con orgoglio le sue creazioni più belle e la mia preferita ritrae un vecchio alato che ghermisce con forza una giovane donna. Ed è il tempo a rapire la bellezza che, si sa, è destinata a sfiorire. Non saprei dire perché ami questa scena. Forse per tutta la malinconia che racchiude, o molto più semplicemente per la sfida che sembra lanciare a me, giovane sposa, e a questo palazzo. La sfida di vedere la bellezza resistere al tempo e giungere nel più lontano futuro.